Signore e signori, purtroppo vi devo dire benvenuti sull'ottimissima Warcraft 2, come sempre, ovviamente. Allora, premetto. Ho registrato un episodio poco fa, ma purtroppo il microfono ha deciso di andare a puttane e quindi l'ho dovuto cancellare, ragazzi miei, perché non c'era modo di recuperare l'audio. E in codesto episodio cosa ho fatto? Qui vedete soltanto un orribile soffitto di cobblestone e una ender chest con dentro un cazzo di niente che è collegata ad un hopper. Ma ora vi faccio vedere il sistemino che c'è sopra. Signore e signori, mi sono accorto di essere un ritardato. Per questo semplice motivo, sono già nei barrel. Perché tutte le farm che ho fatto fino adesso per costruire la mega fornace automatica incredibile della vita da 64, cioè da 3 stack di fornaci, è stato tutto inutile. Perché? Perché ho scoperto che con l'item smelting upgrade non servono le fornaci. E tu mi dirai, e voi mi direte, come Jack non servono le fornaci? No, non se, cioè, o meglio, non serve il charcoal, ti basta semplicemente un item barrel darci questo bellissimo upgrade e lui cuoce gratis. Senza minimamente necessità di nulla, nessun tipo di item per cuocere. E quindi ho creato questo sistemino molto molto semplicemente. Qui al centro c'è il mio elevator che funziona anche se c'è l'acqua per fortuna. Con 4 blocchi, perché? Perché questi bastardi quando c'hanno della gente di fianco sputazzano di sopra, non di sotto. E quindi chiaramente io ho dovuto fare un sistema che buttasse gli oggetti tutti quanti nello stesso posto. E in questo caso purtroppo, come vedete, diciamo che le misure non erano proprio precise. E quindi ho dovuto un po' arrangiarmi. E vabbè, vi faccio vedere. Di sotto tutto il sistema dell'acqua che ho migliorato adesso porta esclusivamente qui in centro in questo hopper, e al di sotto purtroppo ho dovuto fare un sistema con tantissime, veramente come vedete tantissime ender chest e gli hopper che sono semplicemente hopper al contrario, per il semplice motivo che questi piccoli bastardi, diciamo che qui nella Warcraft non abbiamo un sistema di round robin con i tubi che abbiamo, e il sistema principale che si utilizza per i barrel è appunto questo, l'item barrel connector, che permette di connetterli tutti, o meglio di questo coso qua gestisce automaticamente tutti gli inventari. Ma il nostro problema è che non ha una funzione di round robin, quindi butta gli item finché il barrel non è pieno. Qual è il problema di fare questa cosa qua? Che questi barrel comunque con il potenziamento del item smelting possono portare 64 stack di oggetti. E quindi praticamente cuociono comunque uno solo alla volta. Ma questo è il sistemino che ho trovato. Tanti upper con tante di queste, che sono ovviamente tutte colorate uguali. E niente, quindi ogni volta che io vado ad inserire un oggetto, o meglio, più oggetti nella, adesso ve la faccio vedere in questa. Quando io vado ad inserire tantissimi oggetti in questa cosa qua, mettiamo il caso, io ho 8 fottutissimi troccoli di legno. Io prendo e li sasso tutti qua dentro. Come vedete, scompaiono uno stack alla volta, perché ne butta fuori esattamente uno stack alla volta. Cioè, gli upper catturano uno stack alla volta e li buttano nelle fornaci. Che forse il microfono è un po' altino, però ce lo teniamo così. Allora, come vedete, sta arrivando la roba cotta. Aspettate, eccolo qua. Molto molto velocemente, tra l'altro, perché le fornaci cuociono tutte contemporaneamente. Vedete il charcoal che spucazza fuori, non so bene perché sbuca fuori un po' strambo, ma così è. Vedete? Ah, perché ogni tanto lo buttano di sotto forse, e quindi niente. Quelli stanno smeltando automaticamente e gratis. Quello che adesso andremo a fare, dato che il video l'ho dovuto buttare, ma comunque il lavoro mi scoccia buttarlo, noi ci andremo a costruire una primissima idea di magazzino automatico. Per primissima idea di magazzino automatico intendo chiarissimamente che, porca di quella puttana, non trovo da dove cazzo si entra a casa mia. Comunque, voglio fare qui il mio primo micro sorting system con gli item barrel. E per farlo ovviamente avrò bisogno di un'altra ender cestola molto molto simpatica. E datemi un attimo che la devo trovare. La chest che voglio usare di riferimento è quella col nero di mezzo, cioè marrone, marrone, nero, marrone.
Questa è bianca perché mi servirà ovviamente per smeltare, ma adesso ci metti il nero e qui dentro dovrebbe esserci un sacco di charcoal. Niente, lo faremo a caso su questa parete, che è completamente inutile al momento. Quindi, cesta, cavo, e adesso vi faccio vedere come si fa. Allora, il crafting, porca miseria, il crafting degli item barrel, questi qua in realtà è anche abbastanza semplice, diamante, due blank upgrade, questi, insomma, avete capito, è una stronzata. Per craftare questo invece è ancora alquanto semplice, servono furnace, black barrel upgrade e fire charge. La fire charge si fa con blitz powder, gunpowder e charcoal, e ne fai tre, quindi insomma è abbastanza comodo. Ho dovuto fermare un po' di blaze, ma non è stato complicato per niente. Comunque adesso ci serve il ragazzotto, lui ci serve, lui, e qui ci serve questa che è già in blacklist, e in più ci serve questa che è in white. Benissimo, ora dobbiamo ricollegare le questioni. Allora, baller, raw fish, gold ingot, copper e ok, questi che sono quelli più belli e importanti assai, li vorrei avere tutti in una posizione di ficcanza. Questo no, cavati. Ok, questo, ok, questo cosa sei? Stone, la stone la voglio. Te cosa sei? Goldone, va bene. E te sei tin, che ti vorrei il tin. È te che non ti vorrei, perché sei qui. Allora, rufish cavalo, tin, il tin vai qua. E qui ci andrebbe il ferro, che è questo. Ecco fatto. Qui voglio avere i principali, adesso devo attaccarli con altri barre, chiaramente. Quindi stone, pesci, e adesso mi servono altri item barrel. Mi di altri item barrel, ne ho un sacco come vedete, perché sono stupidi da craftare. Ok, ecco qui il charcoal che arriva copioso. Mi sa che già si ricorda cosa è locato. Perfetto, si ricorda, a parte questo che devo praticamente serve, questa è un'impostazione che ti permette di bloccare i vari cosi, cioè se li, anche se li svuoto rimarrà salvato in memoria che c'è questa roba qua. Basta. Ora vorrei, dato che il sistemino è praticamente terminato, è molto molto stupido come sistema di gestione delle robe, vi faccio vedere quanto bella può essere la nostra fornacchia. Ovviamente i barrel più interessanti. Allora, vediamo un po' di barrellarci tutti insieme. Allora, apriamo qua e adesso vi farò vedere che si mettono a posto tutti da solissimi. Ora praticamente non ho più il problema della caverna. Vado in caverna e poi svuoto tutto il mio inventario, che si va direttamente a cuocere. Ma non basta ancora, perché io non voglio che il mio inventario vada solo a cuocersi. Io voglio che i miei inventari vadano a smarmellarsi e poi a cuocersi. E quindi è un po' più complicato di così. Perché, diciamo, lo farò off camera perché l'avete già visto, ma semplicemente... Allora, un attimo che voglio vedere quanta roba... Ho qua però 26 stack, 15 stack, uno stack di quell'altro tin, 45 stack di ferrame, 3 più questo, 3 più quello, uno stack, quasi due stack di silver, interessante, gold 16 stack. Non è tantissimo, mi sono scordato qualcosa, non mi pare. Vado a vedere anche in questa cestona qua se mi sono scordato qualcosa. No, siamo a posto, perfetto. Bene. Sono contento, ragazzi, sono contento. Poi ovviamente ci sarebbero tutte le stronzate che ho in giro, ma queste ovviamente saranno per un'altra puntata. Comunque, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Spero di averlo fatto abbastanza lungo, perché, beh sì, dai, 17 minuti, ho parlato un bel po'. Spero che queste farm vi possano interessare, ditemi cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi, like, condivisione, ciao a tutti ragazzi, un bacione.